Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla veggente Luce Maria. Messaggio del 12 maggio del 2024. Miei amati figli, io vi benedico, io vi amo. Quanta incertezza e quanto dolore stanno vivendo i miei figli in questo momento. La stoltezza dei miei figli non permette loro di vivere nella realtà. Vedi Proverbi 1:7, 18:2, 29:11, perché continuano a non essere coerenti con quello che stanno vivendo e con la verità di questo momento. O figli amati, nel corso della vita pregate. Pregate in ogni momento cosicché con la preghiera, con le opere e con le azioni voi vi trasformiate interiormente senza sbandierarlo, senza dirlo, ma con umiltà, favorendo un comportamento e un modo di agire a mia somiglianza. Ora è il momento della conversione, figli miei. Non aspettate un altro momento. Il momento è questo, in cui, assieme al cambiamento della creazione, voi dovete condividere il cambiamento interiore. Per essere partecipi dell'effusione del mio Santo Spirito, Giovanni 14, 15, 17, 25, 26. Dovete essere degni di ricevere le benedizioni del mio Spirito che porterà frutti negli uomini di buona volontà. Miei amati, in cielo e sulla terra vedrete altri segnali perché vi possiate risvegliare da quel letargo in cui vi sta mantenendo il nemico dell'anima. La terra continuerà a tremare fortemente cosicché vi destiate e vi convertiate, le acque si agiteranno in continuazione per purificare il peccato dell'umanità che mi rifiuta e mi disobbedisce. Io sono misericordia e vi sto chiamando, pertanto ciascuno di voi devi uscire dal fango in cui tutti voi state vivendo spiritualmente e così potersi elevare al di sopra di questo fango, lasciandovi nutrire dal mio spirito per poter essere persone nuove e, tenendo per mano la mia Santissima Madre, superare l'umana volontà. Con l'umiltà e il silenzio della mia amata Madre, che ogni vostro comportamento e modo d'agire siano per la mia gloria, mettendovi all'ultimo posto tra i vostri fratelli, così renderete testimonianza di essere miei figli. Anche a Fatima mia Madre vi ha lasciato la sua parola che riguarda tutta l'umanità, incluse le benedizioni e la sofferenza di questa generazione, evidenziando che voi siete i suoi figli e che vi ama tutti. Mia Madre vi aspetta e vi ha tramandato la sua fedeltà alla nostra Sacra Trinità. Lei è la mia amatissima Madre, la porta del cielo, e il suo cuore immacolato trionferà. Ma voi pregate, figli miei, pregate, perché le tensioni cresceranno, altre nazioni entreranno nello scenario della guerra. Pregate, figli miei, pregate, pregate. L'Europa soffrirà a causa dell'avanzare della guerra. Le parole del leader della Russia vi faranno meditare sulle vicissitudini della Terza Guerra Mondiale, ma non temete, figli, non temete, io
Interverrò prima che la superbia umana distrugga ciò che è di proprietà divina. Ma voi pregate, figli miei, pregate. Le acque si innalzeranno sulla terra, pregate. Dove abitano tanti dei miei figli, la terra tremerà, pregate. Pregate per San Francisco. Pregate, figli miei, pregate. Mia madre è madre dell'umanità e si prende cura dei suoi figli. Lei vi protegge, lei vi ama, figli miei. Figli miei, pregate. Arriverà l'oscurità. Voi mantenete la mia luce nel vostro cuore, miei amatissimi. Ricevete la mia benedizione. Io vi amo, il vostro Gesù. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Commento della veggente Luste Maria. Oh fratelli, miei cari fratelli, nostro Signore Gesù Cristo mi ha chiesto di condividere con voi queste parole. In quanto suoi figli, la sua infinita misericordia rimane aperta per noi. Quello che dobbiamo fare è pentirci al più presto e ricorrere al sacramento della confessione, mettendo in pratica la penitenza. Fratelli, la cosa più importante, al di sopra di tutto quello che sta succedendo in questo momento, è la preparazione spirituale, e non dobbiamo dimenticarlo. Con santa pazienza noi siamo in attesa di gravi accadimenti, ma tra l'umanità c'è un gran numero di nostri fratelli che non sanno cosa stia succedendo e che cosa potrà accadere da un momento all'altro. Nostro Signore mi ha detto: mia amata, di ai tuoi fratelli che tutto procederà, e anche quando sembrerà che la sofferenza si sia arrestata. È nei momenti di stallo che noi dobbiamo rimanere maggiormente vigili, con la candela accesa, e tenerci per mano alla Madonna. Ricordiamoci che alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà e che quello che accadrà sulla terra viene annunciato dal cielo. Le stelle brilleranno sempre, anche se gli uomini non le guarderanno. Coperti dal manto della Madonna, restiamo uniti, uniti nei sacri cuori. Amen, amen, amen.